Buonasera a tutti e agli ordini, ciao tenente. Con molta forza. Allora, in divisa. In divisa, sì, raccontaci, stavo fino a un minuto fa nella caserma della Guardia di Finanza perché stiamo girando il seguito e faccio due puntate insieme a Alessandro. Preziosi, allora sono severissima, faccio paura così. Sempre al lavoro, Sempre al lavoro, mi becchi sempre nei film d'azione, sì, tu anche l'altra volta. Sì, come no. Raccontaci allora invece di Graffio di Tigre, sì, siediti, accomodati pure, che andrà in onda domenica e lunedì, sì, vero? Sì, domenica e lunedì, 11-12 febbraio. Non è un film d'azione, è un film innanzitutto in costume. È una storia che viene ambientata nel 44 ed è una grande storia d'amore, è una grande storia di passioni tra questi due protagonisti. Quindi appunto, durante la seconda guerra mondiale, però la guerra non è la protagonista di questo racconto, ma è lo sfondo, e attraverso, diciamo, le vicende di questi protagonisti viene delineato anche il periodo storico, ovviamente, e soprattutto la guerra è la violenza, è l'ingiustizia che graffia le vite di queste persone, che si aggrappano con disperazione ai sentimenti per poter sopravvivere, e per cui tutti quelli che sono i sentimenti più umani, per cui il coraggio, l'amore, l'amicizia, la lealtà, l'etica, la morale, vengono a galla e trovano la loro espressione più pura, diciamo, proprio in un momento così atroce come la guerra. E anche il mio ruolo è il ruolo di una contessa all'inizio della storia che si chiama Ginevra, la quale è sposata con un uomo che è in guerra e vive da sola in questa casa con questo conte diplomatico molto duro, molto freddo, che è interpretato dal grandissimo Roberto Erlitzka, che saluto e che amo profondamente. E la protagonista all'inizio è presentata come una donna molto algida, molto fredda, perché fondamentalmente è spaventata, perché è indurita dalla solitudine e dall'anaffettività nella quale lei vive. E però arriverà nella sua vita Fabio, che appunto è interpretato da Sergio Assisi, che invece è un ragazzo che viene dal popolo, molto più semplice, e lei invidierà la vita di questi fattori, la vita dei ragazzi più semplici, perché lei invece è chiusa dentro questo limbo, diciamo, no? Tu e Sergio, quindi di nuovo insieme. Sì, io e Sergio di nuovo insieme. C'è un grande È il terzo film. Facciamo insieme, sì. Però sono tutti film molto diversi. Qui fondamentalmente si racconta la storia di una grande passione, e anche si affronta il tema della maternità, per cui del coraggio d'amarsi. C'è anche una vena di follia nel mio personaggio, e in quello di Sergio c'è un grande uomo, per cui un uomo molto coraggioso nella semplicità. Capri era una commedia, per cui leggera, certo. C'erano dei toni comici così. E questo molto più impegnativo, sì, c'è un grande feeling però tra di voi. Abbiamo cominciato insieme casualmente, perché 9 anni fa, quando Lina Wertmüller cercava i protagonisti per il suo film Ferdinando e Carolina, fummo scelti noi e ci siamo incontrati, non ci siamo mai parlati su quel film, non ci siamo mai rivolti la parola. Però è stato un incontro casuale, che poi così casuale non era, perché la nostra carriera, insomma, si è rincrociata diverse volte, e adesso domenica si rivedrà di nuovo la coppia. Dal punto di vista professionale, hai una guida? L'hai avuta? Beh, c'è qualcuno, voglio dire, che ti ha seguito, che comunque tu ami particolar modo? Sì, ho degli interlocutori, intendi? Sì. Beh, inizialmente sicuramente è stata la presenza di Lina Wertmüller a darmi un'impronta molto forte, anche per quello che era proprio la costruzione del mio mestiere, per cui quello che realmente è essere un attore sotto tutti i punti di vista, anche con una certa severità e durezza, Lina. Però è stata una scuola intensa, ma che insomma apprezzo, perché comunque stimo profondamente Lina e le devo tantissimo. E poi sicuramente l'incontro con Goffredo Lombardo, che era il grande produttore, che aveva prodotto Orgoglio, al quale devo tantissimo, che mi ha sempre consigliato, accompagnato nelle mie scelte. Giuliana De Sio, che è una delle mie più care amiche, che è un'attrice strepitosa, con la quale io mi consiglio su tutto. E la mia mamma. La mamma è sempre presente, perché anche se io poi faccio di testa mia, però comunque devo chiedere il consenso alla mamma. Certo, la guida principale. Sì. Come definiresti questo periodo per te, dal punto di vista professionale e non? È intenso, sicuramente intenso, molto vario, perché un pochino io ho provocato la mia carriera in maniera un po' varia, per cui ho cercato di scegliere sempre cose diverse, e poi se tu sogni una cosa, il destino ti ridà quello che tu chiedi. È strano, cioè ho detto vorrei tanto fare del cinema internazionale e mi è arrivato un film spagnolo, adesso ne sto girando un altro ancora, per cui è arrivato quasi casualmente quello al quale io aspiravo tanto, che era appunto un certo tipo di cinema, ed è arrivato.
Adesso voglio di far teatro, e sto preparando un testo che andrà in scena l'anno prossimo. Impegnatissima, veramente. Sono un po' impegnata, sono un po' stanca, sinceramente. Credo. Infatti mi hanno chiesto che cosa farai in questi giorni di vacanza, San Valentino, cosa hai fatto a Natale. Dormo. Ah, dormi. Dormo proprio senza ritegno, guardo i cartoni, guardo 850 volte la spada nella roccia. In pantofole, tanto anni stare in pantofole. Ho delle pantofole con delle mucche grandi così, che se schiacci fanno muu con l'orecchio. Ecco, io metto su quelle e sono felice. Gabriella, ci credi alla fortuna? Moltissimo, tantissimo, assolutamente. Io tutte le mattine che mi alzo ringrazio il cielo per tutto quello che sto avendo e che ho avuto. Però so che molto ha a che fare con la volontà, la perseveranza, però la fortuna fa tantissimo proprio. Bisogna anche saperla vedere, è un sintomo anche di intelligenza, volersi un po' bene, no? Delle volte è davanti, però uno non accetta che ci sia. Però è fondamentale, in tutto. Beh. Allora, in questo periodo reciti tantissimo, quindi un'attrice di grande livello, possiamo già definire così. Hai amato tanto il pattinaggio, ma è vero che vorresti anche incidere un disco? Non so se è vero o no. No, è verissimo, però siccome è una barzelletta ormai in casa, perché io assilo la mamma, tutti i parenti, tutti i miei migliori amici, tutti, perché adoro cantare, ma siccome Lina Wertmüller, quando abbiamo fatto un musical insieme a teatro, mi diceva tu non canterai mai perché sei stonata come una campana, e a me piacciono le sfide, allora l'altro giorno l'ho sentito e ho detto Linuccia, sappi che io entro 5 anni ti faccio un bel CD, lo dedico a te, poi lo ascolterai o no, però io canterò di sicuro. Bene, allora aspettiamo che ce la venga, in bocca al lupo per tutti. Intanto guardateci l'11 e il 12 febbraio, domenica e lunedì, Graffio di Tigre. Ciao Michele, grazie. Ciao Gabriella, complimenti. Ciao Patrizia, rientriamo in studio.